Vediamo adesso il Lazio. Il Lazio è da preparare nella settimana che va da domani, che è il 16 marzo, a quella successiva, diciamo entro venerdì 20, 21, 22. Pagina 140-141. Il Lazio, come avevo già detto precedentemente nel video sulla Toscana, è collocato esattamente sotto la Toscana, sempre lungo il versante tirrenico dell'Italia e presenta caratteristiche simili geograficamente. Quindi presenta una pianura che si affaccia sul mare, le montagne invece che sono lungo il confine orientale della regione e in mezzo chiaramente le montagne digradano nelle colline. Anche il Lazio è prevalentemente collinare, anche se per un poco più di metà, per il 50-54%. Abbiamo poi un'altra metà che è divisa equamente in un pezzettino di pianura e in un pezzettino di montagna. Che cosa notiamo? Che nel Mar Tirreno a sud abbiamo anche qui un arcipelago, l'arcipelago delle isole Ponziane, che prendono il nome dall'isola più grande che è l'isola di Ponza. Le altre invece sono Palmarola, Zannone e Ventotene. Abbiamo una cosa che nella Toscana non avevamo. Abbiamo dei laghi di origine vulcanica, sono quattro: il lago di Bolsena, di Bracciano, di Vico e il lago Albano. Sono laghi di origine vulcanica anche abbastanza grandi. Abbiamo anche un parco nazionale che è a nord dell'Appennino abruzzese. Anche se è proprio sul confine con le Marche. Allora, vediamo i dati principali della regione. Allora, il Lazio è una delle regioni più densamente abitate dell'Italia, dopo la Lombardia. E vedremo perché tra poco, perché c'è Roma, che è la capitale d'Italia, che è grandissima, non solamente, ma Roma offre lavoro per tantissime persone, soprattutto impiegate nel settore terziario, nella pubblica amministrazione e poi lungo le altre città. Ha una superficie di 17.232 km² e presenta 5.898.124 abitanti. La capitale, il capoluogo, che è anche la capitale d'Italia, è Roma. Le città principali sono Frosinone, Latino, Rieti e Viterbo. Nella storia d'Italia, vi anticipo che Roma non è sempre stata l'unica capitale, perché all'origine, 2 secoli fa, la prima capitale d'Italia è stata Torino, poi successivamente è stata spostata. Questo per motivi storici che vedrete quando sarete più grandi. Allora, il Lazio è una regione del centro Italia situata lungo il versante tirrenico. Vediamo i confini. Allora, a nord confina con la Toscana, l'Umbria e le Marche, a est con l'Abruzzo e il Molise, a sud-est con la Campania e a ovest col Mar Tirreno. Il territorio anche qui è molto vario. L'Appennino tosco-emiliano che avevamo in Emilia-Romagna e in Toscana prosegue e prende il nome di Appennino Abruzzese, che è un arco che va da nord-ovest a sud-est, in diagonale, così. Le cime digradano a ovest nella vasta zona collinare. Nella zona collinare sono presenti i laghi che vi ho detto, quindi il lago di Bolsena, di Bracciano, di Vico e il lago Albano, e hanno origine vulcanica. Oltre le colline, verso il Mar Tirreno, abbiamo ancora un pezzettino di maremma, della pianura maremmana, e altre due pianure, una sotto l'altra, l'Agro Romano e l'Agro Pontino. Agro in latino voleva dire campo, quindi pianura. Nel Lazio scorrono diversi fiumi, il più importante è il Tevere che attraversa Roma. Abbiamo le coste basse, sabbiose e rocciose vicino a due promontori, che sono il promontorio di Gaeta
e quello del Circeo. Le isole Ponziane le abbiamo già nominate, il clima è sempre vario e misto, appenninico, e mite ventilato. Sugli Appennini possono esserci delle nevicate a seconda del clima, più o meno freddo. Come ti dicevo, il Lazio è la seconda regione per numero di abitanti dopo la Lombardia. Più della metà della popolazione, pensate, la metà della popolazione, se la popolazione è 5 milioni, 6 milioni, vuol dire che 3 milioni quasi vivono a Roma. Risiede nell'area della capitale, Roma. Anche le zone di Latina e di Frosinone sono piuttosto abitate. Latina e Frosinone sono altre due città. A livello economico, la situazione del Lazio è molto differente rispetto a quella delle altre regioni. Perché? Perché dovete sapere che Roma è la sede, della pubblica amministrazione di gran parte. Quindi tantissimi uffici, l'ufficio della regione innanzitutto, la della regione Lazio, ma anche delle province, eccetera, stanno tutti lì. E poi soprattutto a Roma c'è la sede del Parlamento, di tutti i ministeri italiani e tutti gli enti locali, quindi regione, province, comune. Ma non solo, gli enti locali li abbiamo anche nelle altre regioni. Qui abbiamo anche il Parlamento e i ministeri che danno da lavorare veramente a quasi tutta la popolazione, eh? Perché i ministeri sono dei settori dello Stato italiano che si occupano dei vari aspetti della vita del nostro paese. Per esempio c'è il Ministero dell'Istruzione e dell'Università, ma c'è anche il Ministero della Salute, per esempio, in questo momento, che si sente tanto, sta molto lavorando per la nostra, per la protezione della salute di tutti e altri. Gran parte di queste persone è impiegata nella pubblica amministrazione, Parlamento, ministeri, enti locali, in quanto, come già sai, Roma è la sede delle istituzioni di Stato. Vi ricordo che a pagina 113 parlava, della pubblica amministrazione, quindi da che cosa era composta? Regione, province, comuni e dallo Stato della Repubblica Italiana. Oltre a questo, la capitale italiana è anche sede di mete turistiche. Pensate al patrimonio culturale, storico, artistico che riserva solo Roma e anche di pellegrinaggi, perché a Roma c'è la sede del Vaticano. Ci vive il Papa e c'è la Basilica di San Pietro. Un'altra cosa importante è che dentro Roma c'è uno dei due staterelli europei più piccoli d'Europa, che sono San Marino, scusate, non è nel Lazio, ma qui abbiamo la città del Vaticano. Il Vaticano, nonostante sia un posto molto piccolo, dà da lavorare anche lui a delle persone. Ovviamente la lingua parlata è l'italiano, ma anche il latino, che è la lingua della Chiesa, la lingua che si usava in Chiesa. Una volta, per esempio, la messa si diceva in latino, tanti, tanti anni fa. La moneta è sempre l'euro. Fuori da Roma la grande varietà dei paesaggi permette diversi tipi di turismo, quindi balneare. Allora, a Roma il turismo, una fetta di turismo riguarda Roma, no? Che è visitata da pressoché tutto il mondo. E poi c'è una fetta di turismo balneare, montano, lacustre e termale, quindi le persone possono andare alle terme, ai laghi, al mare, ma anche in montagna, sugli Appennini. Nell'area di Latina e di Frosinone, che abbiamo detto che sono le altre due città più abitate,
Abbiamo ovviamente delle aree industriali. Quali sono le industrie che troviamo nel Lazio? Le industrie del settore alimentare, tessile, chimico e meccanico. Il 3%, il 2% è impiegato nel settore primario. In pianura si coltivano come al solito frutta, verdura, cereali, ma anche legumi e olivi e viti in collina. E al confine con la Campania, quindi a sud, si allevano bovini e ovini, con il quale latte si producono diversi formaggi che sono il pecorino con latte di pecora, la mozzarella di bufala e la ricotta. Questo era il Lazio. Ho mandato anche lo schema da ricopiare sul quaderno, già pronto, e avrete sull'esercizio da svolgere le pagine 59, dove dovrete indicare alcune parole mancanti, alcune crocette e indicare sotto i confini. Quindi la pagina 59 è molto molto breve. Invece a pagina 60 avrete a confronto la Toscana e il Lazio. Quindi mi fa piacere anche essere riuscita a spiegarvele, in modo che poi, dopo aver ascoltato il video sulla Toscana e questo qua sul Lazio, potete già direttamente svolgere pagina 60. Verificate. Mi raccomando di aver capito tutto rileggendo adesso da soli e poi studiando. Con questo noi abbiamo finito anche le regioni del centro, che avevamo detto che erano Marche, Umbria, Toscana e Lazio, solo quattro. Ci restano tutte le regioni dell'Italia meridionale e dell'Italia insulare. Vi mando un bacio grande e vi auguro buona giornata. Ciao bambini!